Eleonora, mi dici tu cosa pensi? Qual è per te l'obiettivo di Putin? Bah, a giudicare dagli attacchi che sta subendo Kharkiv, perché si stanno accanendo con una ferocia... Eh sì, sono almeno 10 ore di bombardamenti. Città, no? Io ho perso i contatti con tutti gli amici che sono lì, nessuno mi risponde più. Kharkiv è una città simbolo, non so se lo sapete, ma sì. Kharkiv è ex capitale dell'Ucraina. Lì un tempo, negli anni 30 del secolo scorso, c'era la nostra ambasciata, che peraltro scriveva sul Galadomor, l'uccisione per fame del popolo ucraino operata da Stalin in quei territori. Immagino che stiano sostituendo Kharkiv, Kiev con Kharkiv per il tavolo delle trattative. Anche perché hanno ritirato fuori dal cassetto Yanukovych come possibile presidente di questa area che temo finirà risucchiata nel mondo russo, che Putin aveva in mente e ha tuttora in mente ovviamente di creare in quell'area, ma anche gli obiettivi, le città di cui parlavate, Kharkiv, Mariupol, Nikolaev. Ma tu ce l'hai, Eleonora, la sensazione che in qualche modo l'Ucraina venga considerata già perduta? È difficile dirlo per me, perché ben capisci, benché io sia uno storico dell'Europa centro-orientale, non ho competenze militari. No, però dai discorsi che senti, no? da come si stanno muovendo le diplomazie, cioè la sensazione un po', ce lo diceva prima Federico Rampini, e un po' prepariamoci al dopo, ma in fondo le sorti dell'Ucraina sono già assegnate. E che effetto ha su di te questo? No, io spero sinceramente di no, perché io voglio ritornare alla mia normalità, io voglio ritornare a quell'Ucraina che vivevo soltanto una settimana fa, e perché, come ti dicevo ieri, la mia angoscia più grande, e davvero lo dico in tutta sincerità, la mia angoscia più grande è il numero impressionante di profughi nei diversi paesi che hanno lasciato l'Ucraina solo perché pressati dalla paura, dal bisogno di mettersi in salvo. Io non riesco a immaginare quella gente impossibilitata a ritornare in un paese che non c'è più. Aprite